dal 1 gennaio è aumentato il prezzo perché, ricordiamolo, il governo, condividendolo con la maggioranza, ha ritenuto che i prezzi fossero nettamente inferiori rispetto al marzo di quando fu necessario l'intervento di sconto e soprattutto anche per dedicare la massima attenzione al grande problema delle bollette di gas e di luce. Purtroppo, dopo questo aumento, è cominciata una narrazione che di fatto ha introdotto una paventata speculazione di un intero comparto, quando invece proprio il Ministero da lei presieduto ieri ha chiarito che questa speculazione assolutamente non esiste, tant'è che i prezzi della settimana prima, appunto prima settimana di gennaio rispetto a quella precedente, ha avuto un aumento alla pompa inferiore all'incremento delle accise. Per cui chiediamo il governo cosa intenda fare su questo argomento. Considerati gli aumenti disomogenei del prezzo carburante che si sono registrati all'inizio anno, in alcuni casi, non tutti strettamente correlati al taglio delle accise, è valutata la necessità di garantire la massima trasparenza ai consumatori finali. Nel Consiglio dei Ministri, tenutosi nella giornata di ieri, il Governo ha approvato un decreto che mira ad adottare un'operazione di trasparenza dei prezzi, nonché a rafforzare i poteri di controllo e anche sanzionatori. In particolare, il decreto prevede che nel periodo gennaio-marzo 2023 il valore dei buoni benzina ceduti ai lavoratori dipendenti non concorra alla formazione del reddito del lavoro dipendente, per una quota di 200 euro. Riguardo alle misure di trasparenza è previsto l'obbligo per i residenti di comunicare giornalmente il prezzo di vendita praticato alle autorità competenti. La Guardia di Finanza naturalmente vigilerà. Inoltre vengono irrobustiti i collegamenti tra il garante prezzi che opera presso il MIMIT e l'Antitrust per sorvegliare e reprimere sul nascere eventuali condotte speculative. Viene istituita infine una commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi, finalizzata ad analizzare le ragioni dei turbamenti e definire le iniziative di intervento urgenti. Pertanto, le scelte effettuate dal Governo vanno nella direzione di tutelare il più possibile i cittadini e le imprese e di monitorare costantemente l'andamento dei prezzi, al fine di adottare una misura necessaria, ogni misura necessaria, qualora emergesse la necessità di intervenire tempestivamente. Ministro, il decreto annunciato di fatto prevede sostanzialmente ulteriori cartelli, oltre al già il lungo elenco presente su tutti gli impianti italiani, nonché un inasprimento delle sanzioni già in essere, già mi faccia dire vigorose, si parla di 1.000 euro per ogni infrazione, per una comunicazione o non fatta o semplicemente ritardata. E conosco molto bene questo settore, mi faccia dire che questo intervento, tra l'altro di dubbia fattibilità, non risponde in maniera puntuale ai problemi che questo settore ha. Se vogliamo davvero portare avanti un'azione per affrontare la criticità, dobbiamo confrontarci con le società concessionarie delle autostrade e capire come mai ci sono royalty stratosferiche su ogni litro di benzina e su ogni panino che si vende in autostrada. Dobbiamo confrontarci con le compagnie petrolifere e con i proprietari privati, che tra l'altro rappresentano ormai oltre il 50% della rete distributiva, e capire perché le grandi sigle internazionali, Shell, Total, l'ultima la Esso, che dopo 130 anni, il 20 dicembre, ha lasciato in maniera definitiva questo mercato, confrontarci con i gestori e capire la loro criticità con 3 centesimi lordi di margine. E tra l'altro, senza dimenticare il confronto con le associazioni dei consumatori, quelle associazioni costruttive e propositive. Sono 30 anni che questo settore deve essere ristrutturato, cerchiamo di dimostrare che siamo capaci di farlo. Ci sono troppi impianti con erogati troppo bassi. Abbiamo un fenomeno criminale di evasione di accise e IVA. L'Agenzia delle Dogane parla addirittura di 13 miliardi di evasione. Dobbiamo essere capaci di affrontare questo grande tema.